Ciao ragazzi, siamo pronti ad assemblare l'M200. Per chi si fosse persa la puntata 1, lascio il link qua sopra per rivedervi la prima puntata dove andavo a rifasare l'M200, portarlo dalla fase originale di scarico di 176 a 185 di fase di scarico e ripassato, aperto i booster. Insomma, volete vedere le lavorazioni che ho fatto al cilindro all'M200, andate sul link che vi ho postato qua sopra. Ora appunto siamo pronti ad assemblare l'M200. Ho già preparato tutti i falsi cuscinetti, falso cuscinetto dell'asse ruota, falso cuscinetto del cluster e falsi cuscinetti dell'albero motore, ma questi li mettiamo un attimo in parte perché volevo spiegarvi un po' come nei video dove assemblo motori vado molto veloce, invece volevo farvi vedere come si assembla realmente un motore, cioè guardando tutte le quote, mostrandomi come faccio io, cosa controllo prima di assemblare realmente il motore, perché finché smontate un motore che funziona, lo smontate, lo revisionate e rimettete gli stessi componenti, molto probabilmente va bene, ma se fate un motore da zero con componenti di varie marche, può essere che l'ingranaggio avviamento tocchi il cluster, va spessorato la mezzaluna di avviamento, va spessorata la campana, insomma bisogna guardare tante cosette prima di assemblare il motore, perché sennò si corre il rischio di appunto assemblare il motore e poi ti portano a riaprire di nuovo il motore e a volte comporta rimettere i cuscinetti nuovi, insomma spendere soldi per niente. Detto questo, vi mostro come faccio io. Allora, abbiamo qua il carter nudo, l'ho già sbavato i lati, perché ricordo i carter quattrini sono abbastanza taglienti da nuovi. Per prima cosa vado a mettere i tamponi MD, e vado a metterli semplicemente ingrassandoli un pelo e spingendoli dentro in sede, vanno dentro da soli, facile. Vado a mettere l'O-ring per la mezzaluna di avviamento, anche questa con un velo di grasso, vado a posizionarla. O-ring messo, ingrasso la mezzaluna dove scorre l'O-ring in modo da non rovinarlo e vado a inserirlo. Poi va la molla, la mezzaluna ovviamente l'abbiamo installata con i suoi tamponi. Ho già messo i due dadi con la sua guarnizione per lo scolo dell'olio e per il carico olio. Adesso si va a montare il selettore, ricordarsi su carter quattrini di smussare un po' gli angoli d'entrata del selettore, perché anche questo è tagliente e va con il rischio di rovinare gli O-ring del selettore. Monteremo un selettore completo FRT, già i pattini rinforzati, la maglia senza gioco e gli spessori da installare. Andiamo ad assemblare il selettore. Allora, il selettore va in questo modo, così, quindi andiamo a montare questo e questo. Eccolo, qua dietro vanno le clip, queste clippette qua, e una, due, e l'abbiamo assemblato. Adesso vado a mettere una goccia di olio nel mezzo, olio cambio. Eccolo, perfetto, assemblato e oliato il selettore, si va a montarlo sul carter. Per montare il selettore, il carter quattrini ha già un O-ring al suo interno, l'FRT è doppio, montando tre O-ring praticamente risulterebbe abbastanza duro e impuntato il cambio, il selettore. Allora io cosa faccio? Vado a eliminare il secondo O-ring dell'FRT, lascio sul primo e tanto dopo ho il suo sul carter quattrini, quindi comunque rimane un doppio O-ring, che va più che bene, però mi rende il cambio un pelo più morbido, che comunque è già da tutto montato un pelo duretto, lo è già di suo all'inizio, poi pian pianino si assesta, però tre O-ring non ha senso quando ne hai già due, questo nasce con due, è stato pensato per inserirlo su carter originali che non hanno l'O-ring o carter SIP che hanno una boccola in ottone e non hanno O-ring. Il carter quattrini ha già un O-ring al suo interno e quindi ne basta uno sul selettore. Vado a ingrassare bene il selettore, metto un po' di grasso anche sul carter e vado a inserirlo. Ricordarsi che tra il selettore e il carter poi va una rondella elastica e inseriamo tutto. Eccolo, inserito. Pulisco bene dal grasso in eccesso. Controlliamo che non tocchi il carter, la maglia. Su carter quattrini in teoria non ci sono mai problemi, su carter originali o sì, può essere che qua sfreghi e quindi va limato il carter. In questo caso va tutto bene. Montiamo la sua vite un po' oliata perché va inserita nel selettore, si inserisce nel selettore, vado a chiuderlo.
una volta chiuso la vite, controllare che non si impunti il selettore, perché le quote qua da selettore a selettore, da vite cambiano e può essere che la vite chiudendosi si vada ad appoggiare il selettore impuntandolo. In questo caso, anche in questo caso, va tutto perfettamente, quindi non serve fare altro. In caso con un rasamento si spessora la vite alzandola quanto basta in modo che il selettore non si impunti. Selettore montato. Adesso va montato il selettore dove vanno i morsetti sulle corde della leva del semimanubrio e va montata qua. FLT ti fornisce dei rasamenti da interporre in mezzo in modo da aggiustare l'altezza, ma in questo caso se inserisco la spina ho il selettore già al filo del carter, quindi non occorre aggiungere rasamenti. Vado a battere dentro la spina conica, in questo caso avrei preferito il selettore nuovo FRT che si avvita, ma chi vuole questo motore non aveva già un cambio e quindi non aveva un selettore a parte e avrei dovuto prendere il selettore FRT per poi avanzarne in mezzo e mettere quello nuovo con una vite senza la spina conica. E allora andiamo a inserire la spina conica. Non battere così senza appoggiare niente, perché sennò il selettore si piega e il cambio vi si impunta e non vi funziona più. Quindi vado a prendere un pezzo da interporre qua. Fatalità, io ho questa mazza che sta giusta dentro. Il selettore deve ruotare liberamente. Se l'avete storto, vi accorgete subito e dovete buttare via tutto. Praticamente il carter lato frizione è preassemblato, perché adesso mancano solo i cuscinetti da montare e poi procedere all'assemblaggio. Per procedere all'assemblaggio e guardare le quote del cluster col cambio e l'ingranaggio avviamento, se tocca o non tocca col carter chiuso, mi serve la campana. La campana in questo caso va assemblata. In questo caso abbiamo preso rapporti 28-69 della Benelli. Sono già partito con il pignone a 28 perché, a differenza del mio, che ha un cambio faio dedicato con prima e seconda, la seconda abbastanza lunga, terza e quarta corta, qua andremo a montare un cambio originale col cluster 18-20, quindi è abbastanza corto. Beh, il cambio originale, la prima e la seconda sono cortissime. Se andiamo a montare anche la 27, sì, è bello perché la seconda ti metti la Vespa per cappello, ma è inusabile. Non la sfrutti, la Vespa deve correre e essere gestibile, no? A un cavallo imbizzarrito. Quindi vado a mettere già il pignone da 28 Benelli con la sua campana Benelli e il solito campana parastrappi che mi trovo bene della Fabri, che adesso vado a prendere. Ecco qua la campana Fabri Performance. Andiamo ad aprirla. Prendiamo la nostra primaria, allora mettiamo via l'ingranaggio avviamento e il pignone da 28, controlliamo se è 28. Togliamo la gabbia rulli, che è importante non si rovini. Adesso prendiamo il nostro fresino e andiamo a smussare tutti gli angoli della sede delle molle. Leggera, leggera, perché una Benelli è già molto meglio rispetto ad altre. Fatto questo, la chiudo senza molle e anche senza freno a filetti, ovviamente. E una volta chiusa, controllo. 0,20 di gioco è troppo, se no dopo sentite tipo un rumore metallico quando la Vespa è al minimo, almeno un 0,15. Quindi vado a limare l'altezza della campana con un piano di riscontro e carta vetrata, basta un decimo e mezzo. Ecco, praticamente deve muoversi liberamente ma non andare su e giù. Bene, abbiamo un gioco di 10, con un gioco da 0,10 va più che bene, quindi adesso sì, possiamo andare a togliere le viti e adesso possiamo andare a montare le molle. Montate le molle, mettiamo nel nostro cestello e io col martello di gomma cerco di buttare dentro in sede le molle, dentro la sede del cestello. Poi si va a mettere il parastrappi e con la mano cerco di inserire le molle nella sede del parastrappi. Eccola, così dovrebbero essere inserite. Chiudo senza freno a filetti, chiuse le viti, controllo le molle se sono dentro, fisso la primaria, cioè solo l'ingranaggio alla morsa con della stoffa in modo da non rovinare i denti e controllo che la campana si muova. Eccola là. Perfetto. Adesso non ci resta che ritogliere le viti e rifissarle con freno a filetti medio. Campana assemblata. Torniamo al motore, ho messo i registri per il cambio e adesso possiamo già mettere il primo cuscinetto, che è quello della campana. Vado a scaldare la sede e vado a inserirlo. Cuscinetto inserito, vado a oliarlo, mettiamo il seger, guardare che sia ben in sede e adesso possiamo andare a inserire la campana.
Campana messa, switcher, un'oliata, controlliamo che non sfreghi da nessuna parte, ma è a posto. E adesso si va a fare il primo falso montaggio. Vado a piazzare un cuscinetto del cluster già limato, sia internamente che esternamente, in modo da infilarlo qua dentro. E ci piazzo il cluster, così controllo anche se c'è da limare. Non c'è da limare niente. Perfetto, in questo caso vado a mettere il cuscinetto della campana, vado a mettere di nuovo l'ingranaggio avviamento, piazzo la scodellina, la molla, l'ingranaggio avviamento e vado a chiudere, chiudo bene il carter, messa la pedalina avviamento, avvio e poi controllo. Perfetto, non tocca spessorare l'ingranaggio avviamento in modo da spostare l'ingranaggio mobile verso la frizione, perché non tocca. Perfetto, quindi prendo la misura del cono del cluster, quanto cono esce, perché provo a vedere con un altro falso montaggio l'allineamento del cambio. Esce di 20,8, aspetta che me lo segno. Metto il falso cuscinetto dell'asse ruota, anche questo limato internamente e internamente per inserire il cambio e vado a inserire appunto il cambio, controllo che sia in battuta, inserisco il multiplo portando il cono alla misura che ho misurato prima a 20,8, qua siamo a 20,8 e rimisuro bene, qua siamo a 20,8 e controllo l'allineamento ed è perfettamente allineato, quindi non occorre spessorare niente. In caso, come nel video del montaggio del 144R di LZ, dove avevo spessorato il 5 marce, in caso in cui qua adesso siamo a livello e tutte le altre marce anche, in caso in cui ci sia da spostare il cambio verso il lato volano, perché spostare il cambio? Perché io preferisco sempre spostare il cambio e mai il quadruplo, perché spostare il quadruplo in avanti significherebbe poi controllare che non tocchi di nuovo l'ingranaggio avviamento, se tocca sarebbe da spessorare anche questo, insomma troppi spessori. Invece in questo caso che va tutto bene, spessoro solo il cambio, ma qua non serve. In caso in cui fosse da spostare verso il volano per allinearlo, si andrebbe a mettere dei rasamenti sulla battuta del cuscinetto, spessorando il cuscinetto si sposterebbe indietro il cambio, come ho fatto col 144R di LZ. In questo caso combacia stranamente tutto. Per assemblare bene un motore come si deve, senza trovarsi sorprese una volta assemblato tutto, sono queste le procedure da fare. Poi bisognerebbe spessorare il cambio, ma in questo caso è un cambio BGM completo con spazzatura originale. Il cambio è già chiuso a 0,15. Te lo consegnano già spessorato giusto, quindi non c'è niente da controllare. In caso c'è da controllare lo spessore e per fare questo, l'ho già mostrato in altri video, si va a cambiare i spessori del cambio finché si trova la giusta chiusura. Controllato il tutto, si può procedere ad assemblare senza aver paura di trovarsi sorprese una volta chiuso il motore. Detto tutto questo, cuscinetto asse ruota che va qua, andiamo a scaldare la sede, schermatura da un lato tolto, per buttarlo dentro mi aiuto con un cuscinetto vecchio e una bussola che batte i lati. Ho oliato anche l'ingranaggio ovviamente, adesso si può andare a mettere il cuscinetto di banco. Cuscinetto di banco lato pignone, non vado a mettere a sfere, scaldata la sede, entrano quasi a mano. Cuscinetto di banco montato, vado a oliarlo questa volta con olio miscela. Bene, i cuscinetti lato frizione li abbiamo messi, adesso andiamo a mettere quelli lato volano. C'è poco a spiegare, vanno battuti dentro con delle bussole, ovviamente scaldando la sede. Bene, cuscinetti buttati dentro, adesso si va a mettere il cuscinetto di banco lato volano. In questo caso, come nel mio, cuscinetto a rulli e va da sto lato qua, così l'anello interno intanto glielo lascio su, questo dopo va sull'albero. Adesso andiamo a metterlo, in questo caso come nell'altro scaldiamo la sede, poi col mio strumento, che alla fine è semplicemente una barra filettata con delle rondelle della sede giusta, vado a inserirlo. Eccolo, adesso ormai che ci siamo completiamo il lato volano inserendo il cluster, semplicemente scaldando il cuscinetto e dopo battendo il cluster dentro. Perfetto, oliamo qua e questo qua adesso il lato volano intanto lo andiamo a mettere via.
Messo da parte il carter lato volano, si può andare a procedere a montare a fine di assemblare il lato frizione. Per prima cosa piazzo un piatto ganache in modo da tenere fisso il cuscinetto asse ruota e possiamo procedere a inserire il cambio. Metto la prima e vado a inserirlo. Inserisco i pattini nella crociera e inserisco. Tirar dentro l'albero senza battere, vado a mettere un mozzo e semplicemente, e tirando il dado, lui semplicemente mi tira dentro l'albero. Bene, inserito l'albero, controllare che con la prima innestata la crociera non sfreghi sul selettore marce. In caso c'è da limare un pelo il selettore marce, in questo caso non toccava, mi ero dimenticato di farvi vedere. Con falso montaggio si va a mettere la prima e si controlla, logicamente con, insomma, col carter chiuso, perché mette in asse il cambio. In questo caso non tocca e siamo a posto così. Messo il cambio si può andare a montare l'albero motore. Il cambio, mi sono dimenticato di dirvi, è un cambio spaziatura originale col multiplo 1720, semplicemente, quindi niente di particolare. Andiamo a montare l'albero che, come vi dicevo nella prima parte, è un albero LZ per M200, bella bestiolina, e andiamo a montarlo. Ecco qua, abbiamo inserito l'albero lato pignone, adesso va il paraolio. Paraolio 24-35-7 in questo caso, vado a mettere un po' di olio cambio e sull'albero vado a mettere un po' di olio miscela e vado a inserire il paraolio. Ecco, adesso è inserito come si deve. Possiamo già andare a montare il pignone. Pignone, come dicevo, da 28, avendo un cambio originale, è meglio allungare un po' i rapporti. Pignone messo. Allora vado a estrarre il pignone perché va limato un po'. Va limato un po' questo dentino che esce della chiavetta, perché altrimenti non mi farebbe chiudere bene il dado. Ecco, ho limato il dentino, come vedete. Eccolo là. Rondella a tazza e dado Krimaz. Freno a filetti medio e andiamo a chiudere a 50-60 Nm. Io chiudo. Ecco. Ok, pignone chiuso, pulitina e facciamo un segno. Pulito tutti i piani, siamo pronti ad accoppiare. Però prima cuscinetto che vado a lubrificare del multiplo, prima che ci dimentichiamo. Va inserito l'anello interno del cuscinetto di banco, questo anello qua, e va proprio qua. Una volta scaldato vado a inserirlo. E una volta inserito togliamo tutto di nuovo. Adesso sì che siamo pronti ad accoppiare i carter. Prima però procedo a mettere la seconda, come da istruzioni quattrini va Loctite 510 sui piani che ho già passato. Messa la Loctite e messo in seconda per andare meglio a ingranare il cambio. Adesso, avendo il cuscinetto a rulli, dovrebbe essere semplice, dovrebbe andare dentro da solo. Vado a oliare con olio miscela l'anello sull'albero, butto invece un po' di olio cambio sull'avviamento e sull'albero sull'asse ruota, ancora un po' nella campana. Qua ho già pulito tutti i piani bene, lubrifico il multiplo con olio cambio e olio miscela sul cuscinetto di banco che ho già buttato, e sono pronto ad accoppiare i carter. Allora, inseriamo il multiplo. Col mozzo giro il cambio così il quadruplo ingrana. Stiamo attenti alla biella. Carter chiuso, appoggio la vite centrale, perfetto,
prendo tutte le viti di lunghezza che mi dice quattrini e vado a piazzarle. Quindi le due da 75 qua e vado a chiudere a 10 Newton metro. Carter chiusi. Adesso andiamo a mettere il parolio. Parolio messo. Possiamo andare a montare la frizione. Frizione 5 dischi VMC, che dice la caratteristica, tiene più di 40 cavalli, quindi andiamo a montarla. Ah, un'altra cosa che mi ero dimenticato di farvi vedere prima: con la pasta smeriglio io vado a sistemare l'accoppiamento conico, soprattutto quando ho due marche diverse, in questo caso multiplo BGM con mozzetto frizione UMC. Un po' di pasta smeriglio vai a girare abbastanza anche forte, in modo da sistemare l'accoppiamento conico, una cosa che mi ero dimenticato. Come mi sono dimenticato che nel falso montaggio di prima, quando abbiamo controllato l'allineamento del cambio, bisogna fissare il mozzetto frizione e vedere che non tocchi il cestello. In questo caso avevo già provato prima e non toccava da nessuna parte, ma quando facciamo il falso montaggio, oltre a guardare l'allineamento e se l'ingranaggio avviamento tocca il multiplo, controllare anche che una volta chiuso il mozzetto frizione non sfreghi sulla campana, sul cestello, in questo caso Fabri. In questo caso andava tutto bene, quindi vado ad assemblare la frizione, vado a mettere la chiavetta. Attenzione che adesso non deve cadere dentro il motore. Chiavetta, mozzetto, frizione messi. BGM ti dà il suo dado, rondella, dado. Chiudo a 65 Newton metro. Allora, andiamo a mettere il disco porta molle. Faccio così perché mi cadono le molle dentro. E vado a comprimerle. Molle a pacco. Incliniamo un po', andiamo a oliare. Andiamo a mettere il disco bombato, anello di chiusura. Può andare a riaprire, a togliere l'estrattore e il spingidisco, che adesso lubrifico. Possiamo andare a caricare 500 g di olio, come consiglia Quattrini, guarnizione e cartellino leva lunga col kit Rimaz a cremagliera. Adesso devo controllare però che il cartellino non tocchi da nessuna parte. E in effetti tocca il disco bombato. E allora bisogna mettere uno spessore. Noi mettiamo lo spessore, lui non tocca più. Va bene. E allora niente guarnizione. Andiamo a mettere sigillante. Pulitini i piani. Messo il sigillante, andiamo a chiudere il cartellino a 10 Newton metro. Bene, si può andare a montare il piatto ganache, in questo caso piatto ganache Polini, con il suo parolio, e in questo caso va... vabbè, mi si è scaricata la batteria, ma non c'è tanto da farvi vedere. Ho messo un piatto ganache Polini, fatto molto bene, con un O-ring al posto della classica guarnizione dietro, tra piattello e carter. Le ganache freno SIP, che mi trovo sempre bene con questi. Basta da controllare, mettendo lo spessore sul carterino frizione, che il piatto ganache vada in appoggio sul carter, perché molte volte il carterino essendo un po' più alto tende a non far appoggiare il piatto ganache. Basta. Bene, si può andare a montare testa, pistone e cilindro, così si vede meglio inclinato. Vado a mettere i prigionieri con i suoi dadi FRT. Questi mi aiutano a centrare il cilindro, sono fatti apposta per centrare il cilindro. Frena filetti medio. Adesso andiamo a montare il pistone già smussato da tutti gli angoli, cosa che avevo fatto nella parte 1 del video precedente di questo motore. Quindi andiamo a montare appunto il pistone. Io adesso per il testa, pistone e cilindro ho trovato questo olio su Avotecnica, che serve per il primo avvio e aiuta il rodaggio. È un olio particolare e quindi vado a montarlo con questo olio appunto. Vado a mettere un sedger sul pistone, vado a oliare il spinotto, un goccio di olio anche dove corre il spinotto, e vado a mettere il pistone. Ok, vado a mettere l'altro sedger, controllare che sia ben in sede, perfetto. Fasce, inserisco le fasce adesso un centimetro e mezzo in basso con un pistone che ho del mio vecchio, e vado a controllare il gioco fasce, cioè quanto rimangono aperte. In caso in cui siano troppo chiuse, si vanno a limare appena appena i dentini finché si trova la giusta tolleranza. Boh, le fasce sono a posto, mi raccomando, numero stampato sulla fascia verso l'alto, e andiamo a inserirle.
Adesso la guarnizione, metterò una guarnizione da 0,3 che mi sono fatto. Ho già calcolato quanto va lo squish e tutto con questa guarnizione. Ero partito con una guarnizione da 0,2, ma mi sono accorto revisionando il mio che da 0,2 poi si schiaccia abbastanza e porta lo squish. Io che cerco uno squish di 1,3, dopo schiacciandosi e tutto arrivi a 1,2. Va bene lo stesso, però volevo tenermi a 1,3, quindi mi tengo un po' più alto di squish, quindi 1,3 e qualcosa, in modo che quando si schiaccia arrivo a 1,3, 1,25, 1,26, che appunto va più che bene ed è meglio di 1,2. Quindi alla fine cilindro piano tutto nuovo, non vado a mettere sigillante ma ingrasso solo la guarnizione. Guarnizione ingrassata e vado a metterla. Controllare che coincida bene e adesso andiamo a oliare bene il pistone, tutto quanto e ovviamente il cilindro. Oliato tutto come si deve, si può andare a montare il cilindro. Allora, prendiamo le fasce che siano inserite nei grani, una e una due, e poi aiutandoci con la pedalina controlliamo che non si impunti da nessuna parte. Perfetto. E mettiamo i dadi FRT e andiamo intanto a chiuderli a mano, ok, e ricontrolliamo che non si impunti da nessuna parte. Perfetto. E adesso andiamo a chiudere a 18-20 Nm. Ok, adesso prima di mettere la testa vado subito a calcolare lo squish. Perché? Perché monteremo un'accensione SIP fissa, la classica che uso sempre io, e quell'accensione ti permette di trovare l'anticipo senza dover provare con la stroboscopica, perché ha già dei riferimenti sia sul volano che sul piattello, dove ti basta appunto trovare il punto morto superiore, scendere di 20 gradi e far corrispondere i segni del piattello sul volano e hai trovato l'anticipo che vuoi. Per far ciò non uso il classico comparatore che si infila sulla testa, sul foro della candela, perché sull'M200 è talmente inclinato che ti sfalsa il punto morto superiore e non riesco a trovarlo bene. E allora devo mettere un comparatore o un supporto apposta che mi serve per trovare il punto morto superiore senza inserirlo nella testa. Il supporto è questo e qua ci piazzo il mio comparatore. E adesso vado a prendermi la mia accensione. Il piattello, come al solito, sicuramente andrà modificato. Di solito lui va là e quindi sì, ci segniamo sempre le solite modifiche da fare. Questo segno che è timing, TD timing, deve corrispondere al segno che c'è sul volano. In questo caso, se vogliamo ipoteticamente un 20 gradi, dal punto morto superiore scendiamo di 20 gradi, dove si trova la linea sul volano, poi mettiamo il piattello. Una volta allineati sappiamo che l'accensione è impostata, come abbiamo detto, a 20 gradi. SIP da questo lato ha fatto una cosa molto molto comoda, appunto perché non serve fare prove con la stroboscopica, siamo sicuri che l'accensione è settata. L'ho fatto, cioè ho provato a settarla come dicevano loro e poi ho provato l'accensione con la stroboscopica e i gradi corrispondono, non sbaglia di niente. Bene, fatto questo vado a modificare il piattello. Piattello modificato, più o meno già so dove potrebbe andare. Metto le tre viti che fermano, prendo una chiavetta e chiavetta presa, adesso vado a mettere il supporto SIP, il goniometro digitale e abbiamo tutto. Allora, adesso cerchiamo lo zero il più preciso possibile. Qua è lo zero, qua accendiamo, azzeriamo, è perfetto. Io voglio impostarla, ho visto che sulla mia 21-22 gradi è dove rende di più il motore con una fissa e quindi scendiamo di 21 gradi, 16, 17, 19, 21 e controllo il segno sul volano che deve corrispondere al segno sul piattello e adesso vi mostro, questa è la mia esperienza, ma più o meno avevo già messo il piattello nella posizione giusta, vedete? Questo è il segno sul volano e quello è il segno sul piattello, eccolo là, e come vedete è un pelo anticipato, qua siamo a 22 gradi perché qua siamo 21, avevo sbagliato di pochissimo, quindi spostiamo di un grado il piattello, quindi posticipiamo di un grado e siamo a 21 gradi esatti. Trovato l'anticipo e tolto il supporto, vado a pulire bene il cielo del pistone perché con un po' di scotch vado a mettere del filo di stagno e andiamo adesso a controllare per sicurezza, per scrupolo, lo squish. Se non ho sbagliato all'inizio, lo squish deve essere 1,3, quindi, ma nel dubbio
Nel dubbio ricontrolliamo. Adesso ho messo il filo di stagno, scendo un po' e vado a mettere la testa. Chiudo la testa, comprimo il filo di stagno, ritolgo la testa, prendo il filo di stagno e vado a misurare lo schiacciamento. 1,35 e va più che bene, considerando che poi si schiaccerà la guarnizione. Andiamo a 1,3, che è lo squish che cercavo. Quindi adesso sì, posso andare a pulire bene il piano del cilindro e la testa e, come dice Quattrini, mettere un velo di Loctite 510 sulla testa, che è un filo di Loctite. Loctite messa e possiamo andare a chiudere la testa. La testa la chiudiamo a 10-11 Nm. Cilindro chiuso, togliamo il supporto SIP, estraiamo un attimo il volano, mi faccio un riferimento. Bene, abbiamo finito di montare anche l'accensione, ho messo il statore, ho fatto passare i cavi dentro il foro e messo una ventola LZ. Chiuso le viti e fatto i segni col pennarello in modo da capire se si svitino o no, e siamo pronti per procedere. Andiamo a installare il pacco lamellare originali con lamelle FRT. Non metto i balestrini, bastano solo le lamelle in carbonio per il motore che è. In questo caso andremo a montare un HSB39, quindi collettore da 39 Fabry col suo guida flussi. Il guida flussi va qua dentro e andiamo a montarlo. Qua ci sono le guarnizioni, andiamo a ingrassarle. Pacco montato, andiamo a mettere anche in questo caso, come nella mia, questa fantastica 2L Tech di Marmita. Il collettore è già stato raccordato, come mostrato nel video precedente. Guarnizione anche questa raccordata. Nello scarico metto sì un po' di sigillante e vado a montarla. Montato il collettore, prima di mettere la marmita vado a mettere il registro del cavo frizione e il passaggio delle guaine cambio freno bolla, molto comodo, e va piazzato qua. Adesso prendo due viti. Registro messo, possiamo andare a installare la marmita. Vado a mettere la molla, marmita installata, e questo è il carburatore che andremo a montare, il classico HSB 39. Adesso andiamo a vedere che getti ha e poi andiamo a fare la modifica per il tirante dell'aria, perché questo è quello a cavo in modo da sfruttare il pomello della Vespa, mentre questo è quello manuale. Quindi andremo a togliere questo manuale e andremo a mettere quello a corda. Abbiamo messo il tirante dell'aria per il pomello della Vespa sul telaio e adesso andiamo a vedere che getti monta. Allora, come minimo ha un B45, che potrebbe anche starci, anche perché non voglio fare una carburazione adesso a banco, va fatta con motore sulla Vespa e provata su strada, visto che i carichi che ha il motore cambiano, quindi non si può fare una carburazione sul cavalletto. Ma tanto per accenderlo, metterlo in moto, in sicurezza va bene. Polverizzatore ha un DQ262, ecco, già qua secondo me è magretto. Adesso vado a vedere che spillo ha. Spillo che è al K76, che lo mettono quasi sempre sui HSB39. Va bene, allora lo spillo lo lasciamo. Ha un 215 di massimo, che potrei anche lasciarlo onestamente, che mi fa storcere un po' il naso, è il polverizzatore, che il DQ262 è magretto. No, io sul PHSB giravo con un 270 di polverizzatore, ok che avevo uno spillo diverso, ma più o meno siamo là. E quindi vado a cambiargli il polverizzatore. DQ271 e DQ270. Andiamo a mettere il 270. Il getto massimo 215, potrei anche lasciarglielo intanto, dopo se la carburerà lui o verrà lui qua un giorno a carburarla. Gommotto, eccolo qua, questo qua va più che bene. Piazziamo il carburatore, imposto già la vite dell'aria a 2,5 giri. Bene, ho messo la corda dell'acceleratore e il motore è finito, è completo. Manca la cuffia e il copriventola dei Carbon Italy, che sto aspettando che mi arrivi il pacco, abbiamo già fatto l'ordine e tutto, e non ci resta che provarlo a metterlo in moto. Adesso la bobina, la centralina e il regolatore andranno sotto la sella e si arrangerà Gianluca a fare il cablaggio, però adesso mi serve, devo piazzare in qualche modo la centralina per metterlo in moto. Centralina ad anticipo fisso, adesso potrei fare, ok, li piazzo solo così, perfetto, ok. La centralina, intanto possiamo piazzarla qua, sì. Piazziamo intanto questo qua così, giusto per tenere tutto il fermo, che non mi vada dentro il volano. Bene,
Per lo spegnimento, vabbè, toglierò il cavo candela. Bene, motore definitivamente chiuso e adesso andiamo a metterlo in moto. Sentiamo come suona. Boh, dai, proviamo a vedere. La benzina ne esce, sembrerebbe. Perfetto. Vabbè, adesso fa, c'è tanto di quell'olio che è normale faccia sto fumo. Devo spostarmi fuori, sennò infumento tutto il piano. Qua all'aperto è meglio. L'M200 è finito, adesso si arrangerà il proprietario a montarselo e a fare il cablaggio con l'accensione SIP, farà lui. Credo di avervi mostrato tutto quello che c'è da fare, da controllare nel montaggio di un motore con componenti di varie marche. Sarebbe bello, quando sarà pronto il motore sul telaio, di fare un confronto col mio, visto che più o meno le abbiamo fatto le stesse modifiche, vedere che differenze ci sono tra il mio e il suo. Ovviamente la rapportatura è diversa, quindi avranno due comportamenti diversi su strada, ma più o meno dovrebbe essere quello, ecco, le prestazioni dovrebbero essere quelle. Quindi io ora adesso mi metto a fare un po' di cicli termici, così può andare col rodaggio un po' più sereno. Chi è nuovo e capita su questo video, iscrivetevi, che mi fate un grande piacere, e perché mi segue da un po', insomma, spero che anche questo video vi sia utile. So che sembra un po' ripetitivo perché ho già fatto un montaggio di un motore, ma avevo chiesto alla community se volevano un video dell'M200 e la risposta è stata affermativa, e quindi ecco qua il video. Io non ho nient'altro da dirvi se non che ringraziarvi come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video.